Ciao a tutti, buona giornata, buona serata, buon pomeriggio, buona mattinata, buon quello che volete, per me in questo momento è notte. Oggi vorrei raccontarvi ancora un po', delle questioni tra italiani e tedeschi e vorrei raccontarvi ciò che i tedeschi si aspettano dagli italiani. I tedeschi si aspettano che gli italiani siano grandi cuochi e grandi esperti di cucina. Io prima di arrivare in Germania sinceramente non bevevo caffè perché essendo appassionata d'Asia la mia bevanda preferita era il tè e non sono mai stata un amante degli alcolici, quindi non bevo alcolici e non mi intendo di alcolici, perciò non ero una grande esperta di vini. Qui in Germania ho dovuto un po' cambiare le mie abitudini, nel senso che ho dovuto cominciare a bere il caffè e ho dovuto cominciare a capirne un po' di vini senza neanche berli e ho dovuto cominciare anche a impratichirmi con quelle che sono le ricette un po' più tipiche italiane. I tedeschi si aspettano che voi sappiate il segreto per la cremina del caffè espresso, si aspettano che voi sappiate preparare il cappuccino perfetto, che tra l'altro qui in Germania è sempre scritto in maniera sbagliata, cappuccino oppure cappuccino, cappuccino, con una P sola o con una C sola, ed è sempre fatto con la panna, non con il latte. È una bevanda densa il cappuccino tedesco. I tedeschi ci rimangono male se voi storcete il naso davanti al cappuccino fatto con la panna, perché qui è normale fare il cappuccino con la panna. Dovete essere esperti di latte macchiato, che qui si pronuncia latte macchiato naturalmente, dovete essere esperti di bruschetta, che qui si pronuncia bruschetta. E la gente non ci crede quando gli dite che si pronuncia in realtà bruschetta, le persone non ti credono. A me una volta uno studente mi ha detto, ma forse questa è la pronuncia della provincia italiana dalla quale vieni. Bah. E vabbè. Il tiramisù è anche una cosa che va molto di moda qui in Germania. Io una volta sono andata ad una cena di insegnanti, tutti gli insegnanti erano tedeschi, io ero l'unica italiana e mi è stato chiesto di preparare qualcosa. Loro hanno preparato diversi primi, diversi secondi e contorni e davano per scontato che io preparassi un tiramisù. Però siccome nessuno me l'ha detto, siccome non è che io stia sempre a mangiare o a pensare al tiramisù che neanche mi piace, tra l'altro. Quindi ho preparato un piatto di pasta perché ho pensato, sono italiana, devo fare. Era evidente per me che avrei dovuto fare una cosa tipica italiana. E ho pensato, che cos'è italiano? La pasta. E quindi ho fatto la pasta ed era sbagliato. Sbagliato! Avrei dovuto fare il tiramisù. Vabbè. Altra cosa che i tedeschi si aspettano dagli italiani è che voi abbiate lasciato in Italia una famiglia molto numerosa, con molti fratelli, molte sorelle, zie, cugini, nonni, nonne, possibilmente tutti che abitano sotto lo stesso tetto, perché questa è l'immagine che si ha degli italiani all'estero, cioè famiglie numerose dentro appartamenti piccoli piccoli. Quando in realtà invece è il contrario, sono i tedeschi ad abitare in appartamenti piccoli piccoli e noi italiani abitiamo in appartamenti piuttosto grandi rispetto a quelli tedeschi, però loro non lo sanno. Altra cosa che i tedeschi si aspettano dagli italiani è che noi siamo grandi esperti d'opera e che noi passiamo la giornata a cantare arie d'opera che conosciamo a menadito e a memoria e che noi sappiamo elencare senza fare errori tutte le eroine delle maggiori e più famose opere e andiamo di continuo a teatro a vedere l'opera. Questo ovviamente non è così, l'italiano medio non va tutte le settimane all'opera, però vai a farlo capire a un tedesco. Il tedesco quando abbraccia l'Italia tutta. Con tutti i suoi prodotti, con tutti i suoi prodotti di export. Allora, cosa sono le cose che hanno reso famosa l'Italia nel mondo? Sono, vabbè, a parte la criminalità organizzata, ma lasciamo perdere. Sono i cibi, ovviamente, e poi anche l'opera. E quindi i tedeschi amano molto l'opera italiana, vengono in Italia a vedere l'opera d'estate, negli anfiteatri, a Verona, dappertutto. Conoscono tutte le opere a memoria, ti citano pezzi di opera, anzi è un guaio fargli capire che l'italiano moderno che si parla oggi non è l'italiano che loro leggono e trovano e ascoltano nell'opera. E loro allora vengono con le domande scritte sui foglietti, ma perché non posso dire aere e devo dire invece aria?
tu gli devi spiegare perché oggi si dice così, questo è l'italiano moderno, quello invece è l'italiano dell'opera. È dura alle volte. Altra cosa che i tedeschi si aspettano dagli italiani è che gli italiani siano sempre di buon umore, a proposito, perché noi veniamo dalla terra del sole e quindi già solo perché c'è il sole in Italia dobbiamo avere un buon umore insito nella parte più profonda di noi stessi e dobbiamo essere in grado di infondere e trasmettere il buon umore a tutti qui in Germania. Io ci sono dei lunedì mattina, specialmente d'inverno, in cui ci sono 10.000 gradi sotto zero, fa freddo, tira vento, due calzamaglie non bastano, due paia di guanti non bastano, mi devo imbacuccare per andare a scuola, tra l'altro qui d'inverno alle 8:30 di mattina è ancora buio pesto e sinceramente quando arrivo a scuola non è che sia tantissimo di buon umore, però è richiesto da me il buon umore, io devo motivare le persone tedesche al buon umore che ho portato dall'Italia e questo è ciò che tutti si aspettano da me e io cerco di mettere insieme a volte veramente a fatica un bel sorriso a 35.000 denti e tirare avanti e via di questo passo. Altra cosa che i tedeschi si aspettano dagli italiani è che gli italiani non dicano bugie, ma capiamoci che significa dire bugie. Per esempio, se io dico che oggi ho aspettato l'autobus per 2.500 ore, questa per il tedesco è una bugia. Perché il tedesco non è in grado, cioè non è che non è in grado, non è abituato a capire il nostro modo ironico di parlare. Quindi quando noi cerchiamo di fare il discorso più colorito e più così, più ironico, più buffo, con delle piccole esagerazioni, tipo ho una fame che mi mangerei un cavallo, tipo un sorriso a 35.000 denti, tipo ho aspettato l'autobus per 2.500 ore. Queste sono osservazioni e esagerazioni che non vengono capite, che possono generare equivoci brutti, perché sono equivoci che poi voi non riuscite neanche a capire da dove sono partiti. Quindi vi dovete attenere sempre alla realtà dei fatti, magari è un po' meno buffa, magari è un po' meno divertente, però vi salva in situazioni in cui c'è il pericolo degli equivoci. Ossia dovete dire oggi mi aspettavo che l'autobus arrivasse alle 7:45, invece è arrivato alle 8:02 e questo è già un modo di parlare con cui si può più scendere a patti. Qui già la conversazione è possibile, però se invece vi mettete ad esagerare, il tedesco che ha già un piccolo pregiudizio per quanto riguarda non solo gli italiani, ma tutte le popolazioni provenienti dal sud del Mediterraneo, pensa che voi stiate mentendo e quindi non si va più d'accordo. Io direi, credo di aver detto tutto, c'è un po' di letteratura sugli italiani e sulla mentalità degli italiani. Questo libro, per esempio, ma anche questo libro è stato il capostipite di un filone letterario molto molto fortunato negli ultimi anni. Questo è un autore tedesco, Jan Weiler, ed è un autore di Düsseldorf e lui ha una compagna molisana e quindi va sempre in vacanza in Molise e in questo libro ha descritto i tipici personaggi italiani della famiglia della sua fidanzata molisana. È un libro molto ironico, un libro divertente, tra l'altro da questo libro è stato tratto anche un film, nel film tra l'altro c'è Lino Banfi. Io non ho mai visto il film e non ho mai neanche letto il libro, perché no, perché non mi interessa leggere il libro, però insomma più o meno so di che cosa parla e devo dire la verità, faccio sempre un po' finta di averlo letto. Non dichiaro apertamente di averlo letto, però cerco di giostrarmi con le parole in modo da non dire apertamente di non averlo letto. E vabbè, se sentite, bisogna arrangiarsi, ecco come dire. Basta, credo di aver detto più o meno tutte le cose che avevo in mente e quindi grazie ancora una volta per aver seguito fin qui e ci sentiamo, ci vediamo al prossimo video. Nel caso sia mercoledì, buon mercoledì, ma non sono sicura sinceramente di che giorno sia perché sono in vacanza e quindi non mi preoccupo dei giorni della settimana. Ciao ciao, grazie mille, ciao.